Un ricordo come magistrato o un ricordo come cittadino di Nocera? Come magistrato, un grande magistrato, perché penso che chiunque avrebbe accettato le sue sentenze per la sua serenità. Come nocerino voglio ricordare che a 10 metri da qui c'era una volta un bar che si chiamava Caffè Romano. Era dei genitori del collega Mimì, che è una tradizione di Nocera, era. E quindi se ne va Domenico Romano, un pezzo di Nocera. Un grande magistrato, un grande nocerino, un grande uomo. Un pezzo di storia che se ne va. È un aneddoto inedito, quello raccontato ai nostri microfoni, visibilmente toccato e commosso da Leonida Primicerio, attuale procuratore generale di Salerno, nocerino doc, amico fraterno del procuratore Domenico Romano, non ha trattenuto le lacrime per la scomparsa di una figura di riferimento per lui, ma anche per tanti altri. Una figura considerata spesso paterna, prodiga di consigli, dai sentimenti puri, sinceri, sereni. Don Mimì Romano, perché poi era questo il nome col quale era conosciuto a tutta la nostra comunità, era, come hanno detto tutti, come tutti sanno, un riferimento autorevolissimo, un riferimento morale per la figura di prestigio. È stato il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore ed era un cittadino di Nocera Inferiore. È stato, come dire, uno dei riferimenti che la città di Nocera ha dato alla magistratura, non solo Mimì Romano, ricordo, perché ancora in funzione, peraltro, il procuratore generale della Corte d'Appello, Leonida Primicerio, il presidente Verdoliva del Tribunale di Salerno, quindi figure di assoluto prestigio. E, è stato un procuratore, io lo dico anche per la professione che ho esercitato, sebbene lo abbia incrociato solo per alcuni anni, per la professione che esercito e che ho esercitato come avvocato, una figura di assoluto equilibrio, come è stato ricordato da tutti, un uomo di legge ma non un accanito della persecuzione, tra virgolette, se così si può dire, giudiziaria, una persona di grande equilibrio, di grande moralità e di buon senso. E se ne va una figura simbolica di questa comunità, di questo territorio, e che quindi salutiamo, abbiamo voluto salutare nel commiato partecipando alla messa di oggi e stando vicino alla famiglia. La cerimonia funebre alla presenza di autorità civili e militari, magistrati, avvocati, vertici delle forze dell'ordine, familiari, ma anche comuni cittadini, è stata officiata da Don Piercatello e da Don Ciro Galisi, anche lui visibilmente commosso, che ha ricordato come il procuratore Romano fosse per lui una guida, una figura paterna. Amorevole lo spaccato familiare raccontato poi dalla figlia, che ha ricordato a tutti le tre passioni del papà: i processi, le partite di calcio ed un buon piatto di pasta. E mi è venuta in mente la frase con la quale talvolta mamma si divertiva a definirti. Diceva: papà è l'uomo delle tre P. A lui basta avere un bel processo, una bella partita e un bel piatto di pasta. È vero, queste certamente sono state le tue grandi passioni in vita. I processi, il lavoro, svolto con abnegazione e vero senso dello Stato. Ti sei approcciato alla legge e alla giustizia sempre con umiltà, con equilibrio, profonda umanità, senza mai eccessi e protagonismi. La partita, ovviamente della Juve, la tua Juve, la mia Juve. Mi hai trasmesso l'amore per quella maglia con tutti i tuoi racconti, il famoso quinquennio del 35, il trio Charles, Sivoli, Boniperti e poi la nostra gioia, quella notte io e te da soli a Roma nel lontano 22 maggio 96. Ci hai inondati di amore, serenità, gioia e se siamo le persone che siamo diventate lo dobbiamo soltanto, soprattutto a te. Per me e per Lella sei stato semplicemente l'uomo della sola, unica P, quella di papà, un papà talmente unico e meraviglioso da farci ripetere sin da piccole che avremmo voluto sposare te e solo te. Grazie papà, grazie a Dio per avercelo donato. Buon viaggio e veglia su mamma e su di noi tutti. Grazie papà.
città di Nocera Inferiore è grata e rende omaggio a una persona che ha dato lustro a questo territorio, che ha rappresentato un faro per tanti di noi che ci siamo affacciati agli uffici giudiziari, e quello del rispetto. Rispetto che osservava, sebbene nell'esercizio di una funzione delicata, nei confronti di tutti. Un saluto affettuoso alla signora Adele, a Rosselli e a Leila.